strange thing, you know. The less you seek it, the harder it is to avoid. And the best thing you can do is fight with all you've got. Ciao a tutti i miei super amici nerd, benvenuti oggi in questo nuovo video. Siamo qui oggi che vi faccio vedere il primo mazzo, tra virgolette, serio che ho creato. Vi sto facendo scorrere tutte le carte praticamente, non sono molte. Ma perché questo? Perché praticamente tramite i barili che ho aperto, che sono stati davvero semplici da aprire, pensavo avessero fatto un sistema molto più stronzo, invece no, hanno messo proprio i rami con cui sbloccarsi le cose tramite le sfide che si completano, che sono semplicissime, cioè si sbloccano automaticamente le sfide. Tutte le azioni in pratica gli fanno sbloccare sfide. Vabbè, insomma, hanno fatto un sistema niente male di sbloccaggio carte, quindi non è che sentirò neanche troppo la necessità di avere le mie risorse, tra virgolette, ste qui dell'Xbox. Cioè, guardate, ho già 580 di polvere meteoritica, ho già aperto un botto di barili, insomma, non è... Pensavo che fossero più porcaioli da questo punto di vista. Oggi siamo qui non per fare partite amichevoli né arene, ma per iniziare le partite classificate. Ricerchiamo un degno rivale e così vi faccio vedere appunto il mazzo che ho creato, degli Scoia'tael. Mi sono trovato molto bene con loro, a differenza del Gwent originale con cui avevo iniziato con i regni settentrionali. Qui ho iniziato con gli Scoia'tael. Ah, benissimo, proprio abbiamo contro uno stesso comandante, più o meno anche lo stesso livello. Sembriamo dei copia incollini, ma in realtà non è così. Ok, queste sono le carte che ho pescato all'inizio. Ripeschiamo un tuono. Ripeschiamo... ma sì, una rondine. E mi accontento così, completa il pescaggio. Perché poi gli altri mulligan che mi sono rimasti, uno in più perché ho il vantaggio tattico che aggiunge anche un mulligan in più, me li tengo per i round successivi eventuali. Allora, il primo video che ho fatto su Homecoming, cioè l'episodio precedente, è stato, non dico sbrigativo, ma più o meno. Era per farvi vedere un po' quanto era cambiato Gwent. Questo ho già in mente molte più cose, avendoci giocato di più. Ora, si inizia subito con l'abilità di comandante, di Filandre, che è potenza di 1 per l'unità nella mano. E per il mazzo Scoia'tael in particolare il mio è fondamentale questa azione. Perché per esempio, ad esempio metto in schieramento retrovie, ovvero la seconda fila, potenzio di 2 un nano nella mia mano. Ovviamente io potenzio, anche se non è male, qui sarebbe il Makam, il difensore di Makam del vecchio Gwent, cioè che è resistente. Però potenziamo Sheldon Skuggs, che danneggia un nemico pari al valore della forza di questa unità, ovvero 5, che era da 2 passato già a 5 in un solo turno. Passiamo, ricordiamoci di usare il vantaggio tattico, perché se non si usa poi non è che rimane in campo. Cioè potenza di 5 una truppa, ed è il contentino per lo sfigato che inizia praticamente, perché sapete... Adesso non so neanche dove ho messo qui la webcam. Vedremo un po', spero di sorprendervi. Allora, a essere onesti, io preferisco il vecchio Gwent, quello di The Witcher 3, quello vecchio della beta, perché sì. Perché è molto più Gwent, conta un po' di più la fortuna, è più casuale, ci sono tre file, puoi mettere tre coppie di unità bronzo, anziché due come qui, non ci sono le carte argento, era più completo secondo me. Questo qui è più semplificato, infatti secondo me la faranno uscire per mobile, ma vabbè, sono mie impressioni magari. Guardate questo, se questa unità è potenziata danneggia un nemico di 3 a portata 2, non male, non male. Vabbè, mettiamo il difensore di Mahakam e lo potenzio col vantaggio tattico. Ora, i potenziamenti non rimangono sul round successivo anche se è resistente, questo lo sapevamo già dal Gwent vecchio. Però non voglio che me lo shottano, perché voglio che mi rimarrà il prossimo turno. Ora, per quanto riguarda il passare per inculare l'avversario subito, non succede più in sto Gwent, in quanto appunto si pescano tre carte a ogni round. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se si hanno più di 7 carte ancora in mano, quindi 8, quindi 9, quindi 10, passare non ha senso praticamente, perché se no le tre carte che pesca il round dopo le bruci immediatamente, mentre l'avversario che magari ne ha di meno ritorna ad avvantaggiarsi. Questa è una meccanica che non avevo capito nel primo video, evidentemente. Non so di usare una carta oro di già. Per ora mi accontento di togliergli 3 al difensore di Makam, che è una grande carta che utilizzo anch'io in questo mazzo, ma che non ho pescato al momento. Cioè, alla fine del turno si potenzia di 1 se questa unità è già potenziata, cioè si continua a boostare turno dopo turno. Vi stavo dicendo
Che in questo Gwent, diciamo che questo Gwent è meno stronzo del precedente, e non so se è un bene, ma vabbè. Nel senso che vi cerca di far giocare. Tra l'altro, lui è nabissimo, voglio dire. Ha passato, cioè non ha usato l'abilità del comandante. 3, 6, 7, abbiamo 7 carte, benissimo. Ha passato, passo anch'io. Cosa voglio dirvi con questo? Cioè, è più. Incita molto di più al combattimento totale. Ecco, avete visto, lui ha bruciato una carta perché ne aveva 8. Ok, abbiamo due Witcher, quindi uno lo devo ripescare necessariamente, se no non ha senso. Ne voglio ripescare un'altra. Perfetto, Itlin me la sono pure creata prima con 200 punti di. Cosa perché è fortissimo, cioè guardate, potenza di 4 unità scorrette nella tua mano. Se potenziassi lui, con lui danneggerei di 9, cioè una roba pazzesca. Affarista è devastante l'affarista, se non mi ricordo, prima fila, ok. L'ha messo in prima fila ed è praticamente quello che erano prima i cavalieri neri, degli elfi praticamente, mi spiego. Alla fine di ogni turno potenzia un'unità casuale nella tua mano, cioè è devastante. L'altra unità corrispondente che faceva questo nel vecchio. Non capisco perché non hanno usato lo stesso tizio per fare questo effetto. Hanno dovuto cambiare la stessa cosa per questo che fa il difensore di Makam vecchio del Gwent di prima. Vabbè, devono fare i fenomeni per far finta di cambiare le cose, in realtà sono rimaste uguali. Ma vabbè. Non pensiamoci. Vabbè, io metto un tuono così random e lo lascio lì. Spero non abbia roba che mi spacca gli artefatti perché non l'ho ancora usato, ho ancora le tre cariche, ovviamente. Vabbè, questo qui evidentemente è un mongoloide, nel senso che cioè usa ancora le carte base, cioè gli orsi, i lupi, i branchi di lupi, così sono le carte base che sono sostituite subito praticamente nel mazzo. Ok, non fanno schifo, però hanno uno o due punti in meno di base, diciamo, no? Cioè li ho tolti dal mio mazzo, del set base. Infatti, quindi, cioè, esattamente il branco di lupi che intendevo. Vabbè, mettiamo Itlin e potenziamoci Sheldon Skaggs. Fine turno. Cioè, qui lo massacro, immagino. Cioè. Vabbè, e in questo episodio facciamo così. Faccio questa partita. Poi scalo un po' le classificate e registro un altro episodio. Facciamo così perché si trovano i mongoli che usano ancora l'orso anziano e i lupi, cioè dai. Ok, sì, me l'hai ucciso, mi ha dato un po' fastidio, ma niente di che, cioè voglio dire. Ma io metto i Witcher così almeno li pesco dopo e mi diverto così tutti i giorni. E guai che mi disturba. Siamo 28 a 9, non so cosa vuol fare questo, sinceramente. Ha passato addirittura, cioè si arrende, ha detto no ragazzi, non ne voglio sapere. Vabbè, questo era per farvi vedere un po' i mazzi base che usano ancora gli avversari, che fanno schifo, no? Vedete, adesso qui ho un contratto di quelli che vi dicevo che vi fa appunto aumentare le cose nei. Two cards remaining. Ha fatto un sacco di sfide. Ecco, rivendichiamo. Vedete, ad esempio, qua un punto di ricompensa mi dà. Quest'altro mi dà 5 punti di ricompensa, che sono tanti. Vabbè, andiamo avanti. Partita classificata di nuovo. Ah, ne vedremo delle belle. Dai, speriamo non trovo un altro mongoloide, sennò. Ok, uno di Skellige. È più alto di me in. Ecco, una cosa brutta è che gli avatar non parlano più. Cioè, Geralt non parla più per provocazioni, nemmeno Regis nel suo caso. Una brutta roba. Allora, sto qui, ragazzi, è un tizio che probabilmente sa giocare. Non è un mongoloide. Ok, abbiamo tutte le creature in mano. Potrei ripescare qualcos'altro. Sono io che inizio perché mi dà 5 di mulligan anziché 4. Ma io faccio completa ripescaggio. Voglio tenermeli per dopo i mulligan. Perché? Il bello di avere il mio comandante è che all'inizio devi cercare di avere tutte truppe e non artefatti, proprio perché facciamo così, in potenza 10 carte anziché di meno, vedete? Le potenziate tutte 10. Ora, affaristi non ce li abbiamo, ah sì, c'è quello qua, l'affarista, me lo potenzio subito con il vantaggio tattico così non me lo fa fuori e faccio il fine turno. Ok, adesso in questa mano qui è perfetta perché abbiamo il difensore di Makam, abbiamo i due briganti di Makam, cioè quelli che hanno resistenza, questo qui non è male.
Perché potenzia e danneggia le unità danneggiate e potenzia quelle Don't potenziate. teach your Ecco, grandma to sinceramente suck ho dei eggs. dubbi riguardo Don Blatana bomba. Ok, lui ha già sprecato i Witcher, perfetto. Ecco, i Witcher se li hanno praticamente tutti all'inizio perché sono le carte che vi danno subito. Però vabbè, io inizio già con i boost, Wanna fuck with my nel axe? senso che i boost, nel senso che ho già messo il difensore di Makam, cioè che si potenzia di uno alla fine di ogni turno. Cioè, guarda che figo, anche con la webcam riesco a registrare il gioco con 30 fps tranquillamente. Bello, bello. Ok, mi ha lisciato le mele, nel senso che ha usato il lupo, nonostante sia più alto di me di livello, usa ancora i lupi, il povero. Quindi lui non si potenzia più finché non è potenziato. Ovviamente abbiamo l'ufficiale, che si potenzia di 3 una truppa se messo nelle retrovie, altrimenti danneggia di 3 se messo in prima fila. Ora, siamo messi davvero bene, devo dire. E non abbiamo soltanto gli arcieri. Ecco, gli arcieri non sono male perché danneggiano 2 truppe di 1. Bastardo, continua a punzecchiarmi, eh. Vabbè, allora mettiamo un brigante, così se fai il fenomeno, se passi, io mi tengo una truppa da 4. Ecco, l'arciere, se schierato nella retrovia, danneggia 2 nemici di 1. E voi considerate che se li danneggio e poi metto Heleias, danneggio di 1 tutte le unità già danneggiate, quindi quelle degli arcieri, e potenzio di 1 tutte le unità potenziate, cioè più o meno tutte le carte che ho, perché col comandante me le potenzio tutte, e non solo col comandante. Quindi ho fatto davvero un mazzo carino, che vi consiglio, perché sinceramente gli altri mazzi che mi hanno usato contro fino adesso non è che li ho visti così fighi, eh. Sì, si è accanito oramai col difensore di Makam, ma io sai che faccio? Probabilmente me ne metto un altro. Mi spiace che nella partita precedente non mi hanno fatto usare Sheldon Skaggs, che l'avevo messo a 9, cioè danneggiavo di 9 una truppa, cioè una roba pazzesca era diventato. 9 che danneggia di 9 un'altra truppa, cioè. Questo mazzo qui è davvero consigliato. Niente, in questo mese qui, tutto di novembre, ovviamente avrò la possibilità di giocare sia a questo Gwent che all'altro Gwent. Se rimanesse così per sempre, cioè che lasciano queste due versioni che corrono in parallelo, sarebbe molto figo. Invece no, la vita è triste, quindi non succede. E ok, vabbè, lui continua così. Fa un comandante ridicolo il suo, cioè danneggia di uno un'unità ogni 2 turni, sostanzialmente, cioè è abbastanza ridicola. E pa, pa, pa. Io passo. Fotte sega, tanto mi rimane il brigante e in più tanto si potenzia quello lì, quindi vado in vantaggio di 1. Questa qui è una mossa che posso fare, nel senso che gioco sul vantaggio delle carte. Nel senso che se lui vuol vincere. Ah, bastardo, non avevo considerato quello. Però una volta che usi l'abilità di qualunque carta non puoi passare, devi giocare una carta. Quindi lui sì, vince sulla parità con i contadini. Cioè, sei proprio un povero. Vabbè, lasciamo perdere. Vince sì. Qua si potenzia il difensore di nuovo, ok? Vince di 3, sì, però c'ha una carta in meno lui. E io ho il brigante che rimane in campo. Ora, spero. Ok, gli arcieri li abbiamo pescati. Speravo in un pescaggio più figo, nel senso che non sto pescando carte oro. E un'altra cosa da sottolineare, adesso ve la dico, perché è importantissima. Io ripesco questo. E un altro arciere anche. È figa però. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Mi va bene così. Un'altra cosa che c'è da dire, i mazzi come vengono fatti? Come avete visto non ci sono solo 4 carte oro, non essendoci più l'argento non c'è più limite al limite di carte, cioè voi potete fare da 25 carte in su minimo ovviamente sempre, però diciamo che non c'è il limite tipo di 4 oro come c'era prima, potete mettere tutto quello che volete, se non che ogni carta ha un costo e potete avere un massimo di 165 di costo per un mazzo. Questo qui che vi sto consigliando ha 165 su 165, ovviamente. Ok, e potenzio questa carta qui che ho in mano, ovviamente, così è quella di prima che era 9 che faceva 9, quindi davvero niente male. Non posso potenziarla ulteriormente perché Caitlyn non ce l'ho in mano. Vabbè, vediamo se lui passa, nel senso che. Ecco, una cosa estetica, i colori sono davvero molto cupi, prima era una grafica più accesa, questa qui è più cupa, più realistica, tra virgolette. Non è da, insomma, arcade. Se minchia tu vuoi, amico. Tu vuoi tantissimo. Cioè, la mucca, se gli rimane in campo, si trasforma in un 10 nel suo prossimo turno. Cioè, lui desidera che io sia un coglione, che la lascio lì tranquilla. E scusate, sugli arcieri che vi dicevo prima, danneggiano 2 truppe di 1. Non sono male, non sono fortissimi, però per il mio mazzo non sono male appunto per questa combo con Eleias.
Questo qui penso che sia un video extra, che non va neanche nel countdown per dirvi, proprio perché voglio mostrarvi meglio Homecoming, e proprio anche perché venerdì non penso che esca un video, cioè domani, in quanto esce Red Dead, non so se l'avete saputo. E ok, e lui ha giocato questo, benissimo, io sono un altro brigante, che tanto ha resistenza nuova, quindi, sì, quindi mi rimane in campo. E ok, lui c'ha il comandante che è pronto a farmi a punzecchiarmi uno di uno. Ecco, lui è rimasto un 4 proprio perché non ha preso il vantaggio appunto del comandante all'inizio. Ok, lui ha passato, finalmente. Hai passato, però amico, hai una carta in meno e a me mi rimane il brigante in campo. Non so quanto sia figa la tua mossa. Ora, altre tre carte. Porca puttana. Lasciamo perdere. Lasciamo davvero perdere. Scelta ardua, ma penso che rimuovo lui. Tanto abbiamo la pozione tuono. Ok, devo iniziare io. E mettiamo la pozione tuono, appunto. Abbiamo 3, 6, 7 carte. Lui ne ha 3, 6, 7. Perfetto. Nel senso che va bene. 7 carte contro 7. Però io parto 4-0 con una pozione tuono in campo. Però lui ovviamente è il comandante cumulativo, diciamo, che funziona per tutta la partita. Mentre il mio è usa e getta. Anche se vedete che gli effetti sono rimasti. Ecco, sta carta qui è molto forte perché se la rianimi praticamente danneggia di 4 anziché 2. Portata a 1, quindi basterebbe, perché è corpo a corpo, basterebbe mettere tutta la roba qui e eviterei, però non ci ho pensato, ovviamente. Ok, mettiamo l'affarista che deve stare per forza in prima fila, quindi se mi rianima un altro di quelli mi fa manz. L'affarista va messo perché... Ah, figa, dovevo potenziarlo col tuono, ho sbagliato qua, perché era importante che mi sopravvivesse. Perché alla fine del mio turno, cazzo, mi potenzia una truppa in mano. Non è per niente male. Adesso, se lui mi evoca un altro guerriero così... Ok, scarta una carta, pesca una carta, perfetto. Non voglio neanche vedere cosa ha scartato nel cimitero, non mi interessa. Di sicuro adesso l'affarista lo potenzia col tuono. Sì, sì, hai, punzecchia, punzecchia. Allora, intanto rifacciamo la combo di prima, che mi piace un sacco. Cioè... Do not eat the yellow snow, cioè non mangiate la neve gialla, una cosa assurda che non so cosa vuol dire neanche nel gioco base, ma vabbè, la neve gialla non si è mai capito cosa sia. Vabbè, potenziamo l'affarista che non voglio che mi crepi. Comunque non sono davvero male le carte che distruggono gli artefatti, perché in quel caso di qui ad esempio io potevo giocare, che ne so, una truppa che mi distruggeva un artefatto e cioè era un po' inculata. Ora, non so se ho giocato benissimo questa roba qui. Anzi, probabilmente l'ho giocata male, perché potevo usare semplicemente la rondine. Ma vabbè, anche lui è un povero che usa ancora gli orsi, cioè, mamma mia. Ragazzi, siete messi male. Ok, usiamo il Don Giovanna. Danneggio due truppe di due su due file diverse. Cioè, gli faccio malissimo, gli faccio, cioè, lo massacro. Marun. Ecco, vi dicevo appunto che conta meno la fortuna in questo Went e più la strategia. È per questo che non mi stanno inculando adesso, perché... obiettivamente io ho un mazzo più forte del suo, mentre nel Went originale questo non succedeva. Se avevi sfiga nel Went di prima, se pescavi male lui pescava bene, perché c'era un limite di 4 oro, tu perdevi comunque. Potevi anche avere un mazzo meglio costruito e più... che rispondeva meglio agli imprevisti della storia del mondo, ma se avevi sfiga e lui aveva un po' di culo... tu vincevi. Adesso io ci metto la mano sul fuoco, questa qui la vinco, ma non perché abbia fatto delle strategie pazzesche, ma proprio perché sono, cioè, guardate, mi si è potenziato di 10, un 10 che togli 10, voglio dire, cioè, gli sfondo l'anno, cioè, non so se rendo bene l'idea, cioè, penso di sì. Danneggio di 3 sto qui, cioè, cosa vuol fare? Qui se, è un eroe se non si arrende, cioè, capite cosa voglio dirvi? Ecco, diciamo che si è perso un po' l'animo tranquillo della passeggiata campestre del Gwent di prima, che chiunque davvero poteva vincere. Qui uno che va contro di me adesso, cioè, ok, sì, cerchi di lottare contro ogni tua con ogni tua forza possibile per rimontarmi, ma non vincerai mai. Cioè, queste carte qua possono essere anche una spada di Elendil e il pugno, il guanto di Thanos, ma non vince contro di me adesso. Sono piuttosto sicuro di sta roba, cioè... Adesso io potenzio questo, così c'è un'altra unità potenziata. E fine turno. Spero che non si arrenda, perché voglio assolutamente massacrarlo con lui. Cioè, vediamo un po' lui cosa usa.
Sì, lui punzecchia con uno, non so come intende vincere, ma vabbè. Cioè, vabbè, dai loro, su, dai, ragazzi. Mamma mia. Siete tristi, però. L'orso lì che hai messo... No, dai. Lo uso dopo, sperando che non si arrenda. Potenzio... Vabbè, avete capito, le potenziate si potenziano di uno, le danneggiate si danneggiano di uno. E, cioè, gli sto mettendo dei 10. Ecco, si è arreso. Cioè, io lo sapevo, sto pezzo di merda che non mi ha fatto usare la carta della Madonna. Cioè, si arrendono, ragazzi, si arrendono. E quindi, cioè... si arrendono, cioè... Adesso io non ho capito qua come funziona. Fammi un po' vedere, punteggio classificato. Classifica punteggio classificato si sbloccano al grado 25. Ah, ok, quindi adesso non posso ancora... fare chissà cosa. Cosa. E... cioè, capite cosa voglio dirvi? Cioè, io ne faccio anche un'altra adesso, lo faccio per voi, chiaramente, perché... tagliando di brutto, ma per vedere se proprio qualcuno riesce a tenermi testa. Cioè, con sto mazzo... cioè... ah, poi è ovvio che quando saremo in classe... all'invisibile. Cos'è che fa l'invisibile? The gate must be secure. Vabbè, ripeschiamo uno, ripeschiamo due... ripeschiamo tre, dai. Completa ripescaggio, me ne tengo uno di Mulligan. Cosa fa l'invisibile? Attiva l'abilità ultimo desiderio, all'inizio del round ripristina questa abilità. Ah, figa. Esaudisce i desideri, praticamente. Ok, abbiamo ancora 10 così. Oh, what wants you? Ok, Squino mi sembra un mongoloide. Prima fila, si potenzia di 2 ogni volta che un alleato viene distrutto durante il tuo turno. Si potenzia di 2 ogni volta che un alleato viene distrutto durante il tuo turno. Ok, quindi vuol fare il mazzo così, ok. Usiamo subito la nostra abilità qui. Abbiamo due difensori, non abbiamo i briganti stavolta. Che un po' mi spiace. Vabbè, iniziamo allora con i difensori. Ah, figa, dovevo mettere l'affarista prima, ho sbagliato. Vabbè, non è un errore grave, però diciamo che lisciamo un po' le mele. Se ammazziamo pure l'invisibile vuol dire che proprio, cioè... ma, cioè, vedete... potenza di 1 tonalità con l'ultimo desiderio nella tua mano. Ok, è basato sull'ultimo desiderio il suo mazzo, evidentemente, no? Però, cioè, io... lui adesso mi sembra forte, ok, quello che volete, mi sembra forte. Però io sono sicuro che sta partita la vinco. Lo posso dire che sono sicuro? Adesso ne vincerò 3 in un solo episodio, ma per rimediare tutte le cazzate che ho fatto in questa serie, cioè che magari... non facevo più una partita, magari la perdevo, non la davo come sconfitta, insomma... sono successo un po' delle porcate, ma se ne vinco 3 di fila per darmi una vittoria. Così siamo tutti contenti. Condannata. Ok, praticamente ha messo un ultimo desiderio, ovvero evoca una spia tramite il comandante. Benissimo. E... vabbè. Contento tu. Contenti tutti. Vabbè, gli spacco subito le uova, se no continuo a far uscire arpie che hanno forza 5, mi danno un po' fastidio. Sai che è una carta oro molto forte, cioè se la metto nella retrovia danneggio 4 nemici di 1 e può tornare utile appunto con gli allies, come cazzo si chiama, non so. Oppure appunto gli spacco una truppa se mi dà fastidio. Allora, cos'è questo? Ok, un altro ultimo desiderio, un altro gli va spaccato, quindi mettiamolo subito, non c'è voglia di perdere tempo con questa gente qua. Ok, potevo usare l'arciere, ho sprecato uno, vabbè. Ah, cazzo, che pirla, qua ho sbagliato io. Ho sbagliato alla grande. Non vanno uccisi sti qua. Vabbè, adesso è condannata, quindi se lo uccido adesso non ritorna più, però dovevo farglielo fare a lui. Vabbè. Oh, cazzo. Consumo un alleato, carichi 3. Ah, consuma 3 alleati. E perché lo vorrebbe fare? Ok, io metto semplicemente la bomba, danneggio 2 truppe di 2, non è chissà cosa, ma sempre meglio di niente. Ok, abbiamo trovato un tizio che come me ha capito già come si gioca, più o meno. Danneggio 2 un nemico casuale, ultimo desiderio, è pieno di ultimi desideri lui, dobbiamo stare molto attenti. Ok, mettiamo i Witcher. È arrivato il momento. Se no poi me li pesco dopo, non posso ripescare, non voglio rischiare. Abbiamo un vantaggio di 4.
sto continuando a potenziarmi le cose in mano in campo. Ecco, questo non so cosa vuol dire. Dopo la distruzione di tre unità, il terrorizzatore si sveglia. Cazzo vuol dire? Non lo so. Ah, è un 12, eh. Dopo la distruzione di tre unità alleate. Ok, quindi avrà un altro di questi? Cazzo ne so, boh. Io passo, c'ho una truppa in più in mano e lui sta creando troppe porcate per i miei gusti e c'ha una carta in meno, quindi io passo. Se vuoi vincere il round gioca più di 6, grazie. Ogni quant'è che può usare gli ultimi desideri col comandante? Ecco, il rospo cos'è che fa? Consuma un alleato con il massimo 3 di forza. Un alleato? No, un nemico penso. Ah, un'unità, ok, quindi mi ha consumato una mia truppa, ma manco mi sono accorto. Ok, abbiamo perso il round, ma abbiamo due carte in più. Quindi non so dove vuole andare a parare il tizio qua. Sono molto sicuro di vincere sta partita. Ma molto, cioè... Questo Gwent qua dà meno... come posso dirvi? Dà meno paura di perdere. L'altro era molto più instabile, tipo le tempistiche in mano, ed era quella la cosa bella, se vogliamo. Ok, ho usato Gils, lo conoscevo anche nel mazzo arena l'altra volta. Ok, ben per te, voglio dire. Lo mettiamo subito l'affarista. E mi spiace che questa carta qui però non mi serve un cazzo in questo momento. What the fuck? Mi ha fatto molto male il tizio. Cos'è che fa questo? Ripete la vita a schieramento se lo uccido. Ok. Io adesso metto la pozione tuono. Così voglio vedere se me la contrasti con le tue abilità ridicole. Intanto ho un 6 nascosto qui praticamente, no? Perché qualsiasi truppa metterò adesso gli posso dare un più 6. Cioè più 2, più 2, più 2. Ah, questa carta qui non mi serve un cazzo. Perché è un 3 in questo momento, la devo ripescare. Ok, lui ha passato, ovviamente, perché gli ha fatto una mossa stronza. E io la sprecherei così, questa carta qua. Sì, perché almeno non la ripesco e non spreco le altre carte buone che ho in mano. Ok. Mi tengo... Vabbè, dai, finiamola tutta, non facciamo i fenomeni. Fine turno. La moneta era brutta, però. La più bella quella di prima che si vedeva. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, abbiamo una carta in più. Abbiamo 4 carte buone, ma non buonissime, perché non c'è neanche una carta oro, sinceramente. Quindi speriamo nel mulligan. Ecco, sto qui va mulligata. Ah, figa, non abbiamo il mulligan. Merda. Brutta storia questa, eh. Lo possiamo dire. Ok, partiamo come prima col tuono. Cioè, stiamo giocando senza carte oro. Perché? Ah, beh, sì. Perché me lo dà rosso? Vabbè. Stiamo giocando senza carte... Cos'è questo? Consuma un'unità alleata. Cariche 2. Vabbè, si vuole consumare l'unità, ben per lui. Schieramento retrovie. Potenziamo questo. Perché dovevano essere tutte potenziate le mie truppe. A parte su qui che vabbè che se ne frega. Fine turno. La pozione tuono me la tengo per potenziarmi le truppe che non sono potenziate. Oh, ho giocato una carta oro, cosa fa? Chiama la sanità nel cimitero. Ah, se l'hai consumata adesso ritorna dal cimitero se non sbaglio. Esatto. È una, diciamo, una cavia da consumare di continuo. Ok, metto questo e ci do una carica perché non voglio come gli fa Manz. E per ora basta. Fine turno. Allora, su qui è un giocatore molto valido, nel senso che non so bene cosa vuole fare. Sicuramente vuole mangiarsi di continuo il suo demone qui, che tanto spawna. Se controlli un'unità più forte in campo, potenzia di 3 un alleato, altrimenti lo potenzia di 1. Figa, abilità molto figa. Abbiamo due arcieri, eh. Vabbè, iniziamo a giocarne uno, direi. Mettiamo uno, prendiamo questi due qua e gli vado sopra con uno, perché almeno si potenzia. Ne lascio uno di riserva, di carica, e vediamo un po' come va. Il mio difensore, cioè i difensori sono fortissimi, cioè obiettivamente sono devastanti, si potenziano di uno di continuo, cioè voglio dire. Figa. Adesso questo episodio sta rendendo sicuramente più lungo del normale, ma perché almeno finalmente riesco a rendermi un po' l'idea di cos'è questo Gwent. Allora, ho giocato una carta oro, se non sbaglio. Cioè la striga che sarebbe la cattiva del primo libro dei Witcher. Scontro l'unità più forte e non agisce con un nemico. Ok, lui si balla sull'unità più forte. Ok, ah, mi dà un po' fastidio sta roba.
Dobbiamo assolutamente potenziare di nuovo lui, se no finisce il boost. E ok, quindi ho imparato un po' la lezione, che tanto sia inutile danneggiarglielo, se no poi ritorna, quindi. Vabbè, immunità resistente che non serve a un cazzo. Lui si continua a potenziare, non potrò più potenziarlo di nuovo adesso se non dovesse danneggiare, perché se potenzia di uno, sei meno unità del tuo avversario. No, ne abbiamo. Sì, no, hai più unità tu, quindi che cazzo vuoi? Ha attivato un ultimo desiderio, ma non ho capito cosa ha fatto, mi sa niente. Ok, mettiamo i nuovi arcieri, il danneggio 1 e 2, fine turno, e adesso gli farò un bel manzo con lui, perché io ho 5 unità potenziate, lui ne ha solo una, quindi danneggio quelle già danneggiate. Attiva l'ultimo desiderio degli alleati. Ma seriamente. Cioè, qui era uno molto preparato e si è beccato sto manzo qua, la bomba atomica si è beccato. 44 a 23. Provochiamo. Ah, non ho fatto in tempo a provocare. Le provocazioni sono diventate brutte comunque, non sono più fighe come prima. Ve lo assicuro, perché parla il comandante che avete, che fa ridere sostanzialmente. È un mongolone. Va bene, direi che con questa terza vittoria è tutto. Rivendichiamo le cazzate. Avatar. Abbiamo fatto il fante povero come avatar, mamma mia. Dai, rivendichiamo queste cazzate qua, dai. Ok. Vi faccio vedere anche qui in diretta cosa vuol dire avere 11 punti. Vuol dire che tendenzialmente ti sblocchi tutte le cazzate, ma. No, io però preferirei sbloccare altre cose. Non ci voglio di finire quello. Andiamo avanti con i regni settentrionali, dai. Ce li hanno nuovi barili, eh? Cioè nuovi. Sì, ce li hanno, quindi facciamo uno. Facciamo due. Si sbloccano i comandanti in questo modo, un po' come succedeva in Gwent Beta. E sblocchiamo il terzo barile. Ok. Briciole di pane. Contratto sbloccato. Quindi c'è tutto sto, diciamo, gioco di ruolo all'interno di questo gioco qui. Ma sì, dai, apriamo almeno i barili che abbiamo. Le pepite me le tengo. Cioè, adesso già potrei avere quello che voglio, già. Vabbè. Apri merci. Apri. Quando uscirà Tomb Raider sull'Xbox penso di prenderlo. Sull'Xbox, ovviamente, se no dovrei pagarlo due volte, perché quello è a pagamento, non è come questo. Ok, sblocchiamo le cazzate. Un'unità. Vabbè, prendiamo questa. Non conosco bene gli effetti, ma non mi interessa molto. Tanto sull'Xbox avrò molte più cose. Ecco, apriamo i barili del Rinsettentrionale, vediamo se trovo qualcosa. Minchia, unità oro così. Un'altra unità oro? Ma che culo sto avendo? Se alla fine del turno questa unità potenziata potenzia le unità adiacenti. Non è. Bah. Non è male, Sheila. Cioè, gli effetti comunque tendenzialmente erano più epici nel Gwent di prima. Qua gli effetti sì, non c'è. Diciamo tutto puntato un po' al ribasso. Cioè, ma che culo sto avendo? Tutte carte oro continuo a trovare. Prendiamo l'ariete così a caso. Vabbè, ragazzi, con questo video è tutto per Gwent Homecoming. Non so quando ritornerò a registrarlo. Magari quando farò un nuovo mazzo, chi lo sa. Spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo trionfato direi, abbiamo fatto arrendere tre avversari, ok, l'ultimo non si è arreso perché diciamo che era quello con l'invisibile, cioè l'invisibile non può arrendersi, però avete visto, la fortuna conta di meno, ci sono meno cose epiche rispetto al Gwent di prima, quello di prima davvero eri sempre sotto minaccia, qui. Ok, nell'arena sarei sotto minaccia anche qui perché è contro la casualità delle carte che ti dà nell'arena, però nel gioco base. Boh, sento meno attri. Cioè, sento meno, diciamo. Ti caghi meno sotto. Cioè, parliamoci chiaro. È più prevedibile questo Gwent qui. Non è un bene, sinceramente. Ok, con questo video sono sicuro di avervi dato bene l'idea di Gwent Homecoming. E beh, li abbiamo massacrati. Cioè. Al prossimo video, ciao a tutti! Ragazzi, questa parte di video aggiuntiva. Considerate che di classificata ne avrò vinte tipo 20 di fila, per dire.
Non credo di averne presa nemmeno una per ora, sto scalando le classificate, no? Ma non è proprio solo Mongul, il culo l'ho vinta anche di culo, per carità. Questa clip qui che state vedendo adesso è assurda. Anche se questa azione qua che sto per fare era un'azione banale nel Gwent precedente, ma che qui diventa straordinaria. Non lo so, cioè nel Gwent vecchio la facevi con una carta bronzo, sta mossa che sto per farvi qui, che ho cercato di fare anche durante il video, ma se rendevano prima. Qui gliel'ho messa proprio nel manze. Minchia. Non lo so, il banale di prima che diventa straordinario adesso. Come la vedete? Appena inizieranno a diventare toste le classificate, tornerò.